Ciao a tutte! Allora, oggi pomeriggio voglio fare il video tag 100 domande. L'ho visto da Valentina, l'ho seguito con piacere e niente, lo voglio fare anche io. Mi sbrigo subito perché non credo che insomma arrivi a farlo durare a 33 minuti perché io, ripeto, l'ho visto con piacere quello di Valentina, ma non credo che tutti gli altri lo vedranno con piacere il mio fino a 33 minuti, quindi accorciamo il tempo. Allora, qual è il tuo nome? Io sono Sara. Il soprannome è Micetta Mao, appunto, su YouTube, ma è nato semplicemente perché mi sono sempre chiamata Micetta da tutte le parti, praticamente in tutti i siti, solo che non era disponibile, quindi nemmeno Micetta Miao, perché era la mia email, e quindi non era disponibile nemmeno quella, allora è diventata Micetta Mao con due O, così non c'era pericolo. E a scuola poi Tom. Sempre insomma roba di gatti, non penso di avere altri soprannomi. Sei fidanzata? Intanto guardo giù perché ho le domande, ovviamente. Sei fidanzata? Sì, da quasi 6 anni, a maggio facciamo 6 anni. Segno zodiacale sono del cancro, ascendente non lo so, credo che era acquario, ho visto una volta, ma non lo so. Sei uomo o donna? Provate a indovinare. Colore dei capelli, vabbè, marroni, occhi marroni, altezza 1,63. Vorresti cambiare il tuo nome? No, mi va benissimo Sara. Animali domestici? Sì, ho la mia Cucci, che stranamente è un gatto, non l'avreste mai detto. E niente, se mi capita un giorno di averla qui vicino mentre faccio un video, ve la faccio vedere. E fumi? No, fumavo fino a un anno fa, poi ho smesso definitivamente. E fumavo da parecchio tempo, poi ho iniziato il primo superiore, quindi fatevi due conti. Qual è il tuo animale preferito? Vabbè, l'ho detto il gatto. Qual è l'ultimo manga che hai letto? Credo sia. Oddio, come si chiamava? Oddio, non mi ricordo. Ranma, quello che cambiava quando, che diventava femmina quando cadeva nell'acqua. Sì, quello, ma si sa quanti anni sto a parlare, cioè proprio tantissimi proprio. L'ultimo libro letto non lo so, perché col fatto dello swap, col fatto che sto facendo tantissime cose con le perline, non sono riuscita, non riesco a leggere, insomma. Più, comunque io leggo molto, ma l'ultimo libro proprio non mi. Ah, forse era quello lì. Eccolo, ecco. Ha letto questo qui, La ragazza dei corpi. Questa qui. Sì, io vado molto sul leggero. No, leggo sempre questi libri thriller. Questo è un libro molto forte. Però insomma mi è piaciuto abbastanza, quindi questa è la ragazza dei corpi. L'ultima cosa che hai bevuto, l'acqua, appena adesso, perché ho fatto lo spuntino. Social network preferito, io Facebook, utilizzo solo quello. La pagina web più visitata oggi credo YouTube, perché ho visto parecchi video, poi sto cominciando a fare lo swap e quindi mi serviva rivedere un pezzo di video. Ultima canzone ascoltata, oggi cosa ho ascoltato? Ah, Stop Crying Your Heart, degli Oasis. Ultima volta che hai pianto? Non lo so. Non lo so, non ci giurerei. Ah, forse l'altro giorno. Forse 2 o 3 giorni fa. Vabbè, comunque quei periodi molto ormonali nostri, capito? Che basta che cade qualcosa per terra o. Magari il ragazzo fa una cosa, dice una cosa e non dovrebbe dire se scoppia il finimondo. E hai mai frequentato due persone contemporaneamente? Sì, questa è una lunga storia. È successo subito prima che mi mettevo col mio ragazzo attuale, cioè, o meglio, uno era il mio ragazzo attuale, prima di metterci insieme. E un altro era un altro, perché praticamente sono sempre stata. Ho sempre avuto storie che sono finite abbastanza male. Quindi mi ero stancata di soffrire sempre di essere io quella che soffrivo. Allora, per una volta decisi di far soffrire io il ragazzo, solo che poi non fu così, perché poi mi innamorai del mio ragazzo.
e quell'altro non esiste proprio più, anche perché poi alla fine. E poi il bello di tutta la storia è che il mio ragazzo sta facendo la stessa identica cosa con me, solo che poi alla fine è andato tutto in un altro modo e siamo da 6 anni insieme. Sei mai stato tradito? Non lo so, spero di no. Hai mai baciato qualcuno e poi ti sei pentita? Forse all'inizio sì, però poi crescendo dico di no perché tutto serve a fare esperienza, insomma, dagli errori della vita si imparano molte cose. Hai mai perso qualcuno di speciale? Sì, perché credo che, come anche diceva Valentina, credo che sia inevitabile nella vita perdere le persone speciali, chi per un modo, chi per un altro, insomma. Sei mai stato depressa? No, ci sono stati dei periodi, no, ma proprio arrivare alla depressione, no. Ti sei mai ubriacata e poi hai vomitato? Stendiamo un velo pietoso. Elenca 3 colori che ti piacciono. Mi piacciono tantissimo il viola, mi piace tanto il nero, il bianco, l'argento, lilla. Mi sta piacendo tanto il verde, come potete vedere. Mi piacciono quasi tutti questi colori, insomma. Quest'anno devo fare 23 anni. Sei nato a Roma, fatto nuove conoscenze tantissimo. Questa è una cosa che amo delle perline, perché anche grazie a tanti gruppi che stanno nascendo su Facebook ho conosciuto persone bellissime. A cui mi sono veramente tanto affezionata, anzi approfitto adesso per salutare Valentina e mandargli un bacione e dirgli che torna sempre il sole dopo la tempesta, comunque sia. Smesso di amare qualcuno? Sì, purtroppo sì, amare sia nel senso di amicizia che di amore, perché tante io sono così, mi fai uno sgarro, magari posso giustificarti una, due, 3 volte, alla quarta volta è sgarato e non ritorno indietro. Mi dispiace, ma non torno proprio più indietro. A volte, cioè, le prime volte che sbagli, magari sono proprio io a giustificarti, perché non voglio rovinare un rapporto, magari bello, ma quando sono troppe volte che lo fai, vuol dire che l'interesse alla fine che dai a questo rapporto non è così forte, quindi smetto io. Riso fino a piangere, si sa le volte proprio, con gli amici proprio è ovvio, sfido a chi non l'ha mai fatto. Incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? Sicuramente sì, e non lo specifico perché cioè, la persona in questione lo saprà. Capito chi sono i tuoi veri amici? Sì, anche perché ho fatto una bella distinzione. A un certo punto arrivi a capire perché anche con il tempo. Capisci sempre, le persone si rivelano sempre per quelle che sono, quindi non scappi. Beccato qualcuno che stava parlando di te? Sì, parecchie volte. Baciato qualcuno dell'altro sesso? Non è una cosa che amo particolarmente, ma a volte è capitato con delle mie amiche, tranquillamente con delle mie amiche che conosco da tantissimo tempo, non c'è nessun problema, però non è una cosa frequente, insomma. Quante persone tra i tuoi amici di Facebook conosci realmente? La maggior parte, perché inizialmente avevo diviso i due profili, uno solo per le perline, uno solo per la vita privata, però poi alla fine si sono inevitabilmente incrociati. Comunque, questa grande maggioranza è sempre quelli che conosco, insomma. Con quale parli? Appunto con la maggior parte, perché se stai lì morto e non si parla, ma è inutile che stai lì. A che ora ti sei svegliato questa mattina? Alle 9. Che stavi facendo la notte scorsa? Che giorno era? Oddio, era mercoledì. Mi stavo a vedere Iene. Semplicemente. E qual è la cosa per la quale non riesci ad aspettare per niente? Per niente io riesco ad aspettare. Cioè, tant'è vero, ecco, ve l'ho detto, ho fatto un ordine da Perlesenco, ho scelto il corriere per non aspettare i 10 giorni della raccomandata. Quindi sono impaziente, impaziente, quando ci sono le cose belle che stanno per arrivare non vedo l'ora che arrivano e se trovo un escamotage per avvicinarle lo trovo. Qual è il modello del tuo cellulare? È un Samsung Ace. Qual è la cosa che ti auguro di cambiare nella tua vita? Spero di andare avanti, di trovarmi una casa e costruirmi una famiglia e
diventare autonoma lavorativamente. E, che cosa stai ascoltando ora? Sta domanda è un genio proprio, perché cioè che stai ascoltando ora? Se sto a fare video, che posso stai ascoltando ora? Vabbè, per te sono più importanti la salute o il denaro? Ovviamente la salute, perché col denaro non ci fai niente, non c'è sta la salute. Che cosa ti dà sui nervi in questo momento? Che mi dà sui nervi tu in ogni momento? La falsità delle persone, non lo posso proprio vedere. Cioccolato bianco o nero, sia bianco che nero. Al latte o fondente al latte. Hai tatuaggi? No, ma ho intenzione di farmi. Piercing? No. Hai una cotta per qualcuno? Per il mio ragazzo. Prima migliore amica, ve la devo spiegare. Cioè, sì, ci siamo conosciute all'asilo, anche prima dell'asilo, da quando siamo nate praticamente. Se si parla di migliore amica, perché ci sono anche migliori amici, e niente, tuttora siamo in buoni rapporti. Primo sport a cui hai partecipato il nuoto, ho iniziato a 4 anni, e ho fatto 6 anni di nuoto, mi piaceva moltissimo e spero di ricominciare. Primo animale domestico, sempre i gatti, ho sempre avuto i gatti fin da quando ero piccolina. Prima vacanza, non lo so, prima vacanza, non lo so. Forse è sulla neve, quando avevo 5 anni, non lo so, non ve so rispondere questa qui. Prima vacanza, primo concerto, primo concerto, primo concerto. Sì, quello di Avril. Sono andata a vedere Avril Lavigne, perché un mio amico aveva vinto i biglietti per, non mi ricordo che era, un evento comunque un'anteprima del suo nuovo disco e è bellissima, io l'adoro quella cantante, è bellissima anche dal vivo, sembra un po' un alieno perché è piccola piccola bionda con gli occhi chiari, questa faccia un po' strana, è bellissima però. Prima cotta all'asilo, ce lo litigavamo con questa appunto mia migliore amica. Stai mangiando? No, l'ho appena finito. Stai bevendo? Ho appena bevuto. Stai aspettando? Sto aspettando che finiscono le domande. No, scherzo, poi sembra che è una cosa che devo fare per forza. Quanti bambini vorresti avere? Quelli che vengono, vengono. Vuoi sposarti? Sì. La tua donna ideale? Forse sarà il tuo uomo ideale. Nel senso, se mi piacevano le donne, la mia donna ideale credo che sia Angelina Jolie. Sì, credo che potrei cambiare sesso per Angelina Jolie. Cioè no, vabbè, ci siamo capiti. La carriera che hai in mente, non ho una carriera, cioè nel senso, mi piacerebbe lavorare in un ufficio commercialistico, ma visto che il lavoro non si trova, quello che troverò farò. Labbra o occhi? Occhi e labbra. Abbracci o baci? Abbraccio e bacio. Alto o basso? Una via di mezzo. Più giovane o più vecchio? Più vecchio, romantico, spontaneo. Tutti e due, perché alla fine devono essere tutti e due. Una bella pancia, belle braccia, belle braccia. Sensibile o superficiale? Sensibile, ovviamente. Storiella o relazione seria? Relazione seria. Provocatore o indeciso? Provocatore. Hai mai baciato una persona che non conoscevi? Sì. Ai tempi degli incontri bravi. Bevuto, cioè no, oddio, se ho detto una cosa bruttissima. No, successe che quando andavo in discoteca, insomma, mi è capitato di baciare un ragazzo che non conoscevo. Bevuto un liquore forte, sì. Perso gli occhiali o lenti a contatto, sì. Una volta portavo le lenti a contatto colorate, perché non ho bisogno di lenti correttive. Portavo queste lenti, stavo vedendo, precisamente quando vinse il mondiale l'Italia, stavo a vedere la partita fuori, avevano montato il maxi schermo, era estate, e praticamente mi sono guardata allo specchio e avevo solo una lente. Quindi l'ho cercata ma non l'ho più trovata, niente persa, incazzatura varia, comunque ho detto macello così.
Torno a casa, dormo, la mattina mi sveglio, mi sento qualche cosa, praticamente non so come mi ero forse stropicciata gli occhi, mi si era andata ad ammutticchiare qui al lato. Cioè praticamente io avevo ammutticchiato la lente sotto la palpebra e quindi dormendo poi dopo si è spostato e c'avevo mezza lente sì e mezza lente no. Solo a me sta cosa penso. E, fatto assesso al primo appuntamento assolutamente no. Spezzato il cuore a qualcuno, forse. Perché forse, dicendo la verità, forse a volte si spezza il cuore, ma te la devo dire comunque, mi dispiace. Pianto per la morte di qualcuno, assolutamente sì. Ha avuto la cotta per una tua amica, assolutamente no. Ti sei mai ubriacata, sì. Sei mai stata arrestata, no. In te prevale sentimento, ragione e sentimento. Ha avuto una cotta per una persona del tuo stesso sesso, no. Ha avuto più di un ragazzo contemporaneamente? No. Detta a qualcuno che lo ami non era vero? No. Credi in te stesso? Sì, abbastanza. Credi nei miracoli? Sì, non in quelli finti, però nei miracoli veri e certificati, sì. Nell'amore a prima vista? Sì. Nel paradiso? Sì. Nel vero amore? Sì. Nel bacio al primo appuntamento? Assolutamente sì. Negli angeli? Sì. C'è una persona che vorresti lì con te adesso? Precisamente no, cioè mi piacerebbe incontrare tante persone, però insomma dovrei elencarle troppe. E l'ultima domanda, credi di piacere a qualcuno? Lo spero, oltre al mio ragazzo, cioè nel senso piacere non solo sentimentalmente, ma comunque come persona spero di piacere, insomma. E niente, 100 domande sono finite. Non so quanto tempo è passato perché con la webcam non me lo scrive sotto. Spero di aver fatto il mio meglio. E credo sia una buona occasione per conoscerci tutte quante. Quindi metterò questo video sotto ai video di risposta di Valentina. E niente, mi piacerebbe ascoltare questo video dalle persone che io seguo su YouTube, così da poterci conoscere ancora di più. E io vi mando un bacetto e ci sentiamo presto presto. Ciao ciao!